Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti a questo webinar. Ci stiamo collegando passo passo, vedo i numeri piano piano aumentare. Per darci ancora qualche secondo, in modo tale che tutti quanti si possano connettere, ci vediamo brevemente questo filmato. Come diventi l'azienda leader nella nutrizione? Inizi usando solo i migliori ingredienti. Selezionando attentamente i loro luoghi di provenienza, garantisci qualità e sicurezza. Conquisti la fiducia dei migliori atleti e squadre sportive collaborando direttamente con i loro nutrizionisti. In tutto il mondo sei a fianco di coloro che migliorano la propria nutrizione e il proprio stile di vita. E aiuti le nostre comunità dove c'è bisogno. Valorizzi i dipendenti che permettono di raggiungere questi obiettivi. Numeri uno si diventa con la qualità di ogni prodotto venduto, fornendo nutrizione bilanciata, incoraggiando uno stile di vita attivo e offrendo un supporto ai clienti ogni singolo giorno in tutto il mondo. Herbalife è orgogliosa di essere la prima azienda di nutrizione al mondo. Bene, benvenuti a tutti, benvenuti anche a coloro che si sono connessi con noi durante questo breve video introduttivo. Io sono Corrado Basilico, ho il piacere di introdurvi un po' in questo webinar nel quale andremo, come detto, a conoscere quello che è l'opportunità di Herbalife. Ora, se vi siete connessi, probabilmente perché non avete una totale soddisfazione di quello che sono le vostre entrate economiche, con tutte poi le preoccupazioni che ne conseguono. Magari non siete completamente soddisfatti del fatto che se avete un lavoro da dipendente, dipendete da altri o da altre situazioni, quindi dovete rendere conto. Magari state cercando un'opportunità per avere uno stile di vita migliore, perché magari non siete soddisfatti proprio del tempo libero che avete a disposizione, magari la possibilità di goderci la famiglia o la possibilità di viaggiare. Bene, andremo a vedere un po' tutto quanto questi tipi di argomenti. Ora, di fatto oggi il mondo è estremamente cambiato. Per colpa o grazie alla tecnologia. Non ci dilunghiamo in questo, ma è davanti agli occhi di tutti. E questo porta con sé enormi ripercussioni su quello che è la popolazione. I dati parlano chiaro, dal punto di vista dell'occupazione e del lavoro non siamo in uno dei momenti più idilliaci della nostra nazione Italia. La disoccupazione nel mondo degli adulti è attorno all'11%. Quello che più preoccupa però è la situazione attuale e per il futuro nel mondo dei giovani, che dice oggi che purtroppo un giovane su tre non ha entrate, non ha un impiego stabile, e solido. Andando oltre, altre situazioni è che il mondo del lavoro per le mamme o per le donne, anche qui non è il massimo della vita, nel senso che, per chi lavora da dipendente e diventa mamma sa benissimo che deve rientrare al lavoro molto rapidamente dovendosi organizzare o non potendo crescere i propri figli, o chi vuole godersi i propri figli è costretto a avere a che fare con un mondo del lavoro che o la esclude o con la quale deve scendere a patteggiamenti. Questo è abbastanza inevitabile. E quello che più forse drammatico, un po' ci conoscono in giro per il mondo, è che oggi ci consideriamo un po' tutti i mammoni, no? Tutti quanti a casa, i ragazzi fino a una certa età. Il problema è che oggi è difficile rendersi indipendenti economicamente. Quindi ci sono ragazzi di 20, 25, 30, 35, 40 anni ancora a casa. E cosa più drammatica ancora è che i 45, 50, 55 o 60 anni stanno rientrando a casa da mamma e papà, per chi di loro ce li ha, perché hanno problematiche economiche e nonostante l'età adulta, tornano ad essere dipendenti da quello che sono le entrate dei propri genitori, generando poi ulteriori preoccupazioni non solo economiche. E oltre a questo, o meglio, come conseguenza di questo, la popolazione si indebita sempre di più per cercare di vivere o sopravvivere e tenta sempre di più la strada della scorciatoia, quindi il gioco d'azzardo, le scommesse o le vie facili per fare denaro, per arricchirsi o per risolvere il problema economico. Ora, per tutti coloro che un lavoro ce l'hanno, delle entrate ce l'hanno, noi sappiamo che il mondo è per la maggior parte costituito da coloro che lavorano nel mondo dipendente. Ora, se lavori da dipendente, devi sapere che se sei una persona ambiziosa che vuole avere successo, vuole fare carriera, ovviamente c'è da essere dei buoni lavoratori, dei bravi lavoratori, dei grandi lavoratori, ma dall'altra parte bisogna anche saper sviluppare una grande dose di politica o politichese per cercare di proteggersi all'interno dell'azienda.
Per esperienza, chi cresce all'interno dell'azienda per metà lavora bene e per metà del suo tempo è impegnato a proteggersi dagli altri dipendenti, dai colleghi, da chi è sotto, da chi è sopra, non infastidire troppo il capo se no magari non mi dà la promozione, sperare che quello se ne va per prendere il suo posto, cioè tutta una serie di situazioni che non c'entrano nulla con il lavorare bene o con il produrre. Un'altra tipologia di entrata per coloro che non hanno un lavoro da dipendente sono tutti coloro che sono indipendenti, autonomi, tutti i commercianti, i professionisti, i piccoli imprenditori con aziende con pochi dipendenti. Anche qui sicuramente c'è il vantaggio dell'autonomia, fra virgolette, però c'è lo svantaggio enorme, del sapere che, del dover sapere che tutte quante le entrate, tutto quanto il lavoro è posato sulle proprie spalle. Non ci si può permettere un imprevisto, non ci si può permettere una vacanza più prolungata, non ci si può permettere uno stile di vita migliore, perché? Perché se io mi fermo, tutto quanto attorno a me si ferma e si fermano ovviamente di conseguenza anche le mie entrate. Un altro modo per lavorare, per avere guadagni, è ovviamente quello di essere un imprenditore, quindi con aziende, con strutture decisamente più grandi che il piccolo imprenditore, ma questo porta con sé ovviamente la necessità di avere grandi capitali alle spalle o grande accesso al credito bancario, grande abilità, insomma sappiamo che i grandi imprenditori sono di fatto poche persone sulla popolazione. E quindi comunque anche qui c'è un rovescio della medaglia, l'altra parte è ovviamente la possibilità di potersi arricchire. Di fatto però oggi probabilmente non siamo nel periodo migliore per fare il grande imprenditore, non siamo nel paese migliore purtroppo, è brutto ma doverlo dire, ma questa è la realtà, vuoi per motivi politici, vuoi per motivi soprattutto fiscali, di pressione, di crisi, di economia generale. Oggi appena fai A, il sistema non è strutturato per supportarti a fare impresa. Che tu abbia un credo politico da una parte, dall'altra o da quell'altra ancora, questo è volenti o nolenti quello che è la situazione. Ora, quello che è l'opportunità di Herbalife non è la soluzione a tutti i mali, non è il grande miracolo, ci mancherebbe altro, però è un'opportunità economica che si distanzia da queste tre tipi di opportunità, cioè dal mondo del lavoro dipendente, autonomo con tutte le problematiche che si portano, o imprenditore, cioè le mischia tutte cercando di trarre a sé solo quelli che sono i punti positivi. Li andremo a conoscere. Prima di tutto ci sono due punti da dover analizzare per un'attività in generale di successo. Uno, il mercato nel quale uno opera. Deve essere un mercato che sia ricettivo, ci deve essere richiesta là fuori. Due, il modo con cui uno opera in questo mercato. Quindi sono questi due fattori che in generale in qualsiasi attività fanno la differenza. Nel nostro caso andremo a vedere quali sono questi due fattori. Quindi il mercato nel quale lavoriamo e come lavoriamo e come costruiamo la nostra opportunità all'interno di questo mercato. Ora, il mercato, penso che un po' tutti quanti voi lo sappiate, il mercato nel quale Herbalife Nutrition opera è il mercato del benessere, che è un mercato enorme, è una grande industria che comprende di tutto e di più, dalle spa, centri estetici, abbronzatura, massaggi, riviste specializzate, trasmissioni televisive, prodotti specifici, nutrizione, il bio, di tutto e di più, cioè quel grande mercato là. In quel grande mercato là noi ci collochiamo all'interno del, diciamo, sottomercato di quello che è il benessere, proprio la benessere inteso come nutrizione. Quando si parla di benessere e nutrizione è importante andare a capire in Italia, soprattutto se stiamo parlando del mercato italiano, com'è la situazione, perché il mercato del benessere in Italia probabilmente zoppica un attimino. Questi sono i dati ufficiali. Su 60 milioni di persone, la metà della popolazione soffre o lotta con il peso, cioè in sovrappeso. Questo vuol dire che ci sono 30 milioni di persone che lottano quotidianamente con una situazione di peso non corretta. Poi c'è un'altra stragrande maggioranza degli italiani, si attesta intorno al 75% della popolazione, sono circa 45 milioni di persone, signori, che affermano di avere problematiche di energia, che al mattino, che alla sera, che tutto il giorno, lo vediamo. Il settore delle, senza fare nomi, bibite energetiche, di tutte queste cose che parlano di energia, 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 negli ultimi 10 anni è esploso completamente. Perché? Perché c'è questo tipo di problematica. Terzo fattore, terza piccola fetta di mercato italiano è che c'è sempre più persone che sviluppano cultura nel campo dello stile di vita sano e attivo, quindi iniziano a muoversi, iniziano a fare sport per mettersi in forma oppure già atleti sportivi, che si fanno un paiolo come una casa per mettersi in forma a livello fisico, ma poi non ci riescono, comunque fanno poi fatica veramente a entrare in forma. Ora, le cause di tutta questa situazione sono legate al fatto che nelle nostre abitudini alimentari, chi più chi meno ovviamente, un po' tutti quanti noi portiamo determinati eccessi, soprattutto in elementi non positivi. Quindi tutto ciò che non fa bene al nostro organismo, sale, grassi, zuccheri, colesterolo, eccetera, eccetera, e siamo però carenti
di tutto ciò che è di positivo per il nostro organismo, di tutto ciò che serve al nostro organismo. Fibre, vitamine, minerali, proteine, acidi grassi, acqua molto spesso sottovalutata, cioè la macchina corpo non è nutrita nella maniera migliore. E il motivo di questo è perché sono diversi, in realtà non ci dilunghiamo troppo, però punto di numero uno, siamo sempre meno attivi e sempre più stressati. Siamo sempre di corsa ma non ci muoviamo, quindi questo è un po' l'idea. Punto numero due, abbiamo a che fare con sempre più sostanze nocive. Siamo esposti a questo mondo e per dar da mangiare a tutti, per rispondere alle richieste di tutti, ci sono delle soluzioni che non sempre sono positive per il nostro organismo. Punto numero tre, cosa molto importante ma di più sconosciuta, è che abbiamo a che fare con un cibo sempre più impoverito. Cioè, noi sostanzialmente mangiamo, ovviamente per il piacere di mangiare, che è uno dei più grandi piaceri della vita, ma come esseri animali mangiamo per recuperare dal cibo tutti i nutrienti che nel cibo sono contenuti per dare benzina al nostro organismo per poter funzionare. Il problema è che rispetto a 20-30 anni fa il cibo con il quale oggi ci alimentiamo non c'entra più niente in termini di apporto di nutrienti. Quindi questa è un po' la situazione iniziale. La risposta di Herbalife a questo mercato è una gamma di prodotti nutrizionali che vanno a rispondere a tutte le esigenze, generali di peso o specifiche, di uomini, donne, adulti, più piccoli, più grandi, a 360 gradi proprio, sotto tutti i punti di vista. In particolar modo investendo particolare attenzione a quello che è finalmente dai più, da tutti quanti, considerato il pasto più importante, che è quello della colazione. Quando uno senza Herbalife, concettualmente, nutrizionalmente, sistema e mette a posto la colazione, ha risolto il 70-80% di tutte le problematiche che poi abbiamo visto prima, che circondano quello che è il benessere, durante l'arco della giornata, senso di fame, energia, capacità di concentrazione, capacità di controllare il peso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il concetto di base è quello di aiutare le persone a migliorare la propria colazione con dei prodotti semplicissimi, super gustosi, il nostro shake nutrizionale che è tipo un Nesquik nutrizionale, cioè un prodotto, un preparato in polvere che serve per preparare un frullato nutrizionale, degli infusi, cioè un qualcosa di molto semplice, molto gustoso, molto economico, che però ci mette in condizione di avere in un pasto semplice tutti quanti i nutrienti di cui l'organismo avrebbe bisogno in un pasto completo. E questo ci permette di aiutare quindi la nostra forma fisica, la nostra vitalità, di migliorare il nostro benessere generale, di migliorare le nostre prestazioni sportive, di incrementare il tono muscolare, di invecchiare in salute in maniera, migliore, di prevenire anche poi esteticamente quelli che sono i segni dell'invecchiamento. L'azienda che c'è alle spalle, come in sé, giusto per avere qualche dato, magari molti di voi hanno già informazioni, altri magari non ancora, come Herbalife Nutrition stiamo parlando di una multinazionale, che è presente sul mercato da ormai quasi 40 anni, quindi quasi 4 decadi di esperienza in questo settore, presente in più di 90 nazioni, quindi 90 ministeri competenti, ognuno al suo, il nostro è il Ministero della Salute, che analizzano, certificano, autorizzano la distribuzione di tutti quanti i prodotti nutrizionali, da parte di chiunque. Quindi nessun tipo di controindicazione o situazioni di questo tipo. È quotata alla borsa di New York, quindi in totale trasparenza, chiunque di voi è appassionato può andare al NYSE e il quote HLF, trovo tutto lo storico dell'azienda, con un giro d'affari che negli ultimi 8 anni, rispetto ai 30 anni precedenti, è raddoppiato. L'anno scorso abbiamo chiuso circa 7 miliardi di dollari di giro d'affari all'anno, quindi un colosso di fatto rispetto a qualsiasi altro brand che ognuno di voi possa avere in mente. E con una ricerca scientifica di primo ordine, spinta ai massimi livelli, grandissimi investimenti nel campo delle materie prime e della ricerca scientifica. Questo ci mette in condizione di avere uno staff medico-scientifico di più di 300 medici e ricercatori, sono una quarantina di PhD, che è il massimo grado di formazione a livello universitario. E tra i quali il dottor David Iber, considerato una delle massime istituzioni a livello mondiale nel campo della nutrizione, il professor Ignaro, che è premio Nobel in medicina nel 98, e in Italia uno dei grandi nomi della medicina italiana è il professor Casasco, che è il numero uno della medicina dello sport, non solo in Italia ma anche a livello mondiale, ed è il responsabile di tutti quanti i medici dello sport all'interno del Comitato Olimpico Nazionale e Internazionale. Questo ci permette di avere grande esperienza e grande, diciamo, presenza anche nel mondo dello sport ad altissimo livello.
Grandi atleti, grandi realtà chiedono ormai da anni il nostro supporto, partendo da Arianna Errigo nel fioretto femminile, star incontrastata dell'ultimo decennio, a realtà del volley maschile, tutta la Federazione Italiana di Nuoto, quindi tutte le nazionali di nuoto, tuffi sincronizzato e pallanuoto, tutta la Lega B, la Serie B di calcio. Sono veramente tanti. Arianna Fontana, la nostra portabandiera alle ultime Olimpiadi invernali, ormai star incontrastata nel mondo degli sport invernali con una miriade di medaglie olimpiche e di titoli mondiali, anche lei è utilizzatrice dei prodotti ormai da un pezzo. E tutto questo ci ha permesso qualche anno fa di creare questa stretta collaborazione con il CONI, con il nostro Comitato Olimpico Nazionale, e siamo proprio di fatto lo sponsor, il partner tecnico-nutrizionale del CONI e quindi di tutte quante le discipline sportive a livello di Team Italia, cioè tutti coloro che ci rappresentano d'inverno ed estate alle Olimpiadi. Ora, questo è dal punto di vista del mercato. C'è richiesta, è inutile stare a guardarci attorno, le problematiche le abbiamo viste. L'esperienza dell'azienda e il tipo di azienda lo abbiamo conosciuta, ora c'è da capire come ci muoviamo, come è strutturata l'opportunità all'interno di questo mercato. Intanto, l'opportunità Herbalife risiede per gran parte nel fatto che i prodotti Herbalife non si trovano nei negozi tradizionali, non si trovano in farmacia, nei negozi specializzati, nei supermercati o altro, ma si trovano solo in esclusiva tramite i distributori indipendenti Herbalife. Perché distributori indipendenti? Perché di fatto siamo indipendenti. L'azienda, fin dalla sua origine, ha deciso invece di sviluppare un modello di distribuzione tradizionale dove c'è un'azienda che produce un prodotto, che lo mette sul mercato tramite rappresentanti, negozianti, eccetera, eccetera, ha deciso invece di fare questo o di una serie di agenti interni di affidare la distribuzione dei propri prodotti a una rete di distribuzione esterna e indipendente dall'azienda stessa. Questa rete di distribuzione esterna indipendente siamo noi, cioè chi di noi sfrutta questo tipo di opportunità. È molto semplice, se vogliamo, e intanto conosciamo quelle che sono le caratteristiche, diciamo, di quello che è la nostra opportunità. Per cui uno dice, ok, prima, è importante capire come funziona, ma è importante anche capire che tipo di caratteristiche un business come questo porta con sé. Punto numero uno, l'abbiamo già detto, è un'attività completamente indipendente. Non dobbiamo rendere conto di niente a nessuno, né a persone, né all'azienda, né a nessun altro. Punto numero due, è sì un'attività dipendente con potenziali limitati, ma senza capi, senza dipendenti, senza costi fissi, senza strutture da dover mantenere. Questo per chi fa l'imprenditore sa che già giorno 1 del mese sa già che quello è lo stress più grande di tutti. Con una totale gestione del tempo, quindi chiunque di noi è in grado di poter gestire autonomamente come e quanto poter investire del proprio tempo e delle proprie energie all'interno della propria attività. Non abbiamo nessun limite territoriale, ovunque l'azienda è presente nelle 90 e passa nazioni possiamo sviluppare la nostra attività. Abbiamo delle entrate potenzialmente limitate, perché dopo lo vedremo il funzionamento, potenzialmente noi possiamo raggiungere una quantità infinita di mercato, e con un'amministrazione fiscale e amministrativa totalmente semplificata e delegata all'azienda. Cioè è l'azienda che si smazza tutto quanto quello che è, anche qui un'altra parte complessa di chi lavora in proprio, cioè correre dietro a commercialisti, avvocati, una cosa, quella. Quindi non abbiamo niente di tutto questo perché fiscalmente è l'azienda responsabile per noi nei confronti del fisco, quindi non abbiamo nessun tipo di stress a proposito. Come si inizia? In maniera semplicissima, basta entrare in possesso di una nostra licenza di distribuzione che ha un costo ridicolo, per questo è quello che io personalmente penso, perché costa meno di 60 euro, all'interno di questa licenza ci sono già dei prodotti per uso personale, in modo tale che uno possa capire di cosa stiamo parlando, e con l'attivazione di questa licenza uno è abilitato a iniziare a sviluppare l'attività ovunque esso voglia. Come funziona? In maniera molto semplice. Concettualmente noi abbiamo due tipologie di entrate. Abbiamo un'entrata legata alla distribuzione dei prodotti, che io utilizzo un prodotto, adesso lo vediamo e lo condivido con delle persone attorno che lo vogliono acquistare da me e io ho dei guadagni, quindi lavoro fisico guadagno, e dall'altra parte ho la possibilità di costruire una rete di distributori, i quali a loro volta possono avere i loro clienti, i loro consumatori. Loro avranno i loro guadagni, ma su tutto il giro d'affari l'azienda mi riconosce una determinata percentuale da ogni singolo mese, che noi chiamiamo royalty, su tutto quello che è il giro d'affari che viene sviluppato, senza nulla togliere al nostro team di distributori, viene pagato direttamente dall'azienda. Cosa vuol dire? Vediamolo in maniera semplice. Ci sono io, posso avere, qui i numeri sono veramente
rispetto all'attività commerciale tradizionale, visto che la nostra infatti non lo è, sono bassissimi. Perché quello che noi sappiamo insegnare è, una volta che ognuno di noi ha trovato due o tre persone attorno che vogliono provare a utilizzare i prodotti, quante persone conosciamo che devono perdere peso? Quante persone conosciamo che lottano dalla mattina alla sera con la stanchezza, con l'energia? Quante persone conosciamo che fanno sport e pagherebbero oro per migliorare un po' le proprie prestazioni, la propria forma fisica? Ecco. Herbalife di fatto è una soluzione a questo tipo di esigenze, ma anche qui la cosa particolare è che noi insegniamo nei corsi di formazione a non dover proferire parola, a metterci in condizioni di far sì che siano le persone a chiedere a noi e non noi a proporre o a parlare dei prodotti alle persone. Questa è una cosa che a me personalmente mi ha conquistato fin dall'inizio, visto che non arrivo, cioè arrivo da un mondo completamente all'opposto rispetto a mondo della vendita o del commercio, delle relazioni interpersonali. Quindi due o tre persone seguite bene, portate al risultato, innescano passaparola come in qualsiasi tipo di altre attività che funziona, come in qualsiasi altro tipo di iniziativa che a noi piace. Andiamo in un buon ristorante, mangiamo bene, paghiamo giusto, lo consigliamo agli amici. Stessa identica cosa, piano piano i clienti e i consumatori iniziano a aumentare, 3, 4, 5, 6, 7, questi sono i numeri. In queste condizioni sono una persona che sta già guadagnando 100, 200, 300, 400, 500 euro al mese. Che di fatto, penso siamo tutti d'accordo, non cambiano la vita a nessuno. Però oggi, soprattutto qui in Italia, possono permettere a una marea di famiglie di arrivare alla fine del mese con un respiro completamente diverso, con una serietà completamente diversa. Quindi se siete tra coloro che non hanno grosse problematiche economiche alla fine del mese, pensate a tutte le persone che avete attorno che invece queste problematiche ce l'hanno. E c'è purtroppo in Italia, lo sappiamo, questo è un problema veramente importante. Quindi da una parte questo. Dall'altra parte, anche se non ho problematiche economiche, sono comunque quei 5-6 mila euro all'anno che alla fine dell'anno io ho a disposizione, semplicemente avendo aiutato qualcuno a utilizzare dei prodotti nutrizionali che magari già anche io utilizzo, quei 5-6 mila euro all'anno per potersi permettere quello sfizio in più, o quella vacanza in più con la famiglia, o quell'orologio in più, quel due o tre paia di scarpe in più, quel di più. Per il quale mi scoccerebbe comunque impattare sul bilancio familiare, sarebbe un vezzo un po' troppo, invece così ce li ho a disposizione. Ci sono diverse persone che hanno già ottenuto questi risultati. Vorrei lanciarvi un video di alcune testimonianze di nostri amici, nostri colleghi che hanno già ottenuto, hanno già costruito la loro piccola attività in modo tale da avere, che garantisce loro questo tipo di entrate. Ciao, sono Angela, ho 22 anni, studio scienze dei beni culturali. 7 mesi fa, dopo aver provato mille diete, ero alla ricerca di una soluzione per la perdita peso. E infatti, vedendo i risultati di una mia amica con il prodotto, ho deciso di iniziare il mio programma perdita peso. E infatti, ad oggi ho perso 8 kg. Successivamente ho scoperto che semplicemente condividendo il mio risultato con gli altri sarei riuscita a costruirmi un guadagno da affiancare ai miei studi. E infatti sono da 2 mesi in attività e l'ultimo mese sono riuscita a guadagnare circa 100 euro. Ciao, sono Cristian, ho 30 anni, ho una moglie e due bambini piccoli. Lavoro 8 ore al giorno come progettista meccanico. Un paio di anni fa ero alla ricerca di un'entrata extra per non far mancare nulla alla mia famiglia e per concedermi qualche sfizio in più. In quel periodo acquistavo l'auto di un distributore Herbalife. Mi parla dell'opportunità e decido di iniziare da subito con i prodotti. Ottimi risultati in termini di energia e recupero nel CrossFit. Condividendo tutto ciò con persone intorno a me, riesco ad avere 250 euro in più che mi servivano. Eccoci, quindi queste alcune testimonianze di persone che hanno delle entrate da 100 a 500 euro. Mi è partito il video pronti via mentre vi stavo parlando, è entrato al volo. Però avete conosciuto qualcuno di loro. Ovviamente ci sono altre possibilità di andare oltre, perché nel momento in cui il passaparola o il mio gruppo di clienti va aumentando, aumentano i miei guadagni. Ma la cosa ancora più interessante è che di fatto possono unirsi a me alcune persone a fare la mia stessa attività. Alcune di loro, come per molti capita, sono dei clienti che si appassionano del prodotto, si trovano bene, ottengono risultati, iniziano il loro passaparola e iniziano a loro volta ad avere persone che chiedono loro il prodotto, o altre volte sono persone invece che proprio si avvicinano a noi perché sono interessati, come magari diversi di voi, a comprendere qual è l'opportunità, piace loro, la approfondiscono e iniziano a svilupparla. Questo ci permette di iniziare a costruire una rete di distributori che con i loro rispettivi clienti, quindi generano per se stessi, ma anche indirettamente per noi, un determinato giro d'affari. E questo ci permette di avere una seconda entrata, come vi dicevo prima. Quindi da una parte il mio guadagno dai miei clienti, dall'altra parte un'entrata da royalty,
legata al giro d'affari che si viene a creare nella mia struttura. E magari possiamo arrivare ad avere 500, 1000 o 1500 euro al mese nel complesso gestiti anche qui col lavoro, ma nei ritagli di tempo. Anche qui abbiamo registrato alcune testimonianze di nostri colleghi che hanno già sviluppato la loro attività e che le ha portate già a risultati di questo tipo, quindi vi lascio a conoscerli. Ciao a tutti, sono Stefania, ho 30 anni e lavoro come cassiera in una sala slot. Ho conosciuto 10 mesi fa Herbalife da cliente perché ero sempre stanca e nonostante svolgessi attività fisica quotidianamente non riuscivo mai ad ottenere i risultati desiderati. Grazie all'utilizzo del prodotto da subito tantissima energia e ho migliorato la mia forma fisica. Allo stesso tempo, evitando da sola, le spese erano sempre tantissime e i soldi non erano mai a sufficienza. Da 9 mesi svolgo attività Herbalife nei ritagli di tempo, ultimo mese 500 euro e arrivare alla fine del mese ormai non è più un problema. Ciao, sono Giacomo, 26 anni, conosco e inizio a utilizzare i prodotti Herbalife 10 anni fa da scettico, allora giocavo a calcio a livello agonistico e non avevo bisogno di perdere peso. Quello che è successo però è che nel primo periodo ho migliorato il mio benessere fisico e ho aumentato di 5 kg la mia massa muscolare. L'attività è arrivata in un secondo momento, io nella vita di tutti i giorni sono un massoterapista e personal trainer e ero sempre alla ricerca di un'attività che mi permettesse di avere dei guadagni slegati dal tempo. Con Herbalife da 2 anni a questa parte, svolgendo questa attività seriamente, l'ultimo mese sono stati poco più di 1000 euro. Ciao, sono Federico, ho 40 anni, incontro i prodotti di Herbalife un anno fa perché ero sempre stanca e alla ricerca di energia. Partecipiamo a una serata informativa e lì capiamo che dietro a questi prodotti c'è la possibilità di avere un guadagno extra. Ciao a tutti, sono Mark. Partecipando appunto a una serata informativa vediamo l'opportunità di Herbalife perché eravamo alla ricerca di un piano B, perché nella vita di tutti i giorni lei a casa fa la mamma, io sono un imprenditore, ma purtroppo la crisi ha colpito anche me e quindi avevamo bisogno di un guadagno. Partecipando poi a un corso di formazione di 2 giorni, scopriamo questa opportunità incredibile, condividiamo i nostri risultati, tornati a casa seguendo le istruzioni, non ci inventiamo nulla. C'è un flusso operativo già tutto definito e il mese scorso sono stati 1400 euro. Ciao Federico, io uso i prodotti da 7 anni tutti i giorni, ho iniziato cambiando la colazione 7 anni fa, fin da subito un sacco di energia, poi migliorando le abitudini alimentari con l'utilizzo serio dei prodotti ho messo 7 kg di massa muscolare. 5 anni fa vado a un corso di formazione, mi piace tutto subito, nella vita di tutti i giorni faccio l'impiegato, non avendo mai preso un aumento ho deciso di iniziare l'attività part-time e l'ultimo mese sono stati 1500 euro. Bene, e poi di fatto si può andare anche ben oltre. C'è probabilmente qualcuno di voi che è connesso in questo webinar per capire le infinite potenzialità di quello che c'è dietro a quello che è l'opportunità di Herbalife. A prescindere, un po' per tutti, facciamo un po' il punto della situazione su quello che sono di fatto le opportunità nel mondo delle entrate tradizionali oggi, soprattutto dal mondo di vista dal passaggio da dipendente a indipendente. Allora, oggi lo sviluppo tradizionale del reddito in Italia, il piano, fra virgolette, prevede 40-40-45. Cosa vuol dire? 40 ore alla settimana per 40 settimane all'anno per 45 anni di contributi e poi là in fondo ecco che arriva la pensione. Quindi di fatto un lasso di tempo molto lungo nei decenni nel quale c'è lavoro, le entrate all'inizio lo vedete in questo grafico che è andato crescendo, all'inizio sono piccoline, i primi stipendi, adesso c'è anche addirittura mi viene praticantato, non è quello, ma i giovani che vanno a lavorare gratis per fare pratica per anni. E poi vanno avanti, poi iniziano col primo stipendio, poi passo passo. In teoria, se uno fa carriera o anche da autonomo, piano piano iniziano a aumentare le entrate, si arriva a un certo punto nel quale poi uno è libero di andare in pensione. Il piano dello Stato prevede, se non hai già fatto i compiti prima dal punto di vista economico, che tu vai in pensione con il 40% dell'ultima tua entrata. Il che vuol dire che se non hai fatto i compiti sei completamente in ginocchio, tu e la tua famiglia purtroppo. E questo lo stiamo vedendo purtroppo quello che sta capitando oggi. Il modello di royalty, il modello di sviluppo del business di Herbalife invece è concettualmente diverso. È il lavorare per costruire un sistema, un modello che vada costantemente pagandoci anche nel momento in cui noi dovessimo, se costruito nella maniera giusta, dovessimo, fra virgolette, rallentare il ritmo, staccare la spina, cioè costruirsi un modello che ci garantisca delle entrate anche se non più fisicamente tutti i giorni siamo impegnati nel lavoro. Questo è lo schema. Ovviamente anche qui c'è da lavorare, non regala niente a nessuno, non è un gratta e vinci, non è una lotteria, non è un siamo tutti fortunati o diventeremo tutti ricchi, no, è un mestiere, un business da imparare, c'è da lavorarci dietro e c'è da costruirsi passo passo. Anche qui all'inizio, come avete sentito anche dalle testimonianze,
all'inizio non ci sono grandissimi guadagni, però piano piano i guadagni vanno aumentando fino a che si vanno a slegare da quello che è il nostro tempo lavorato, quindi potenzialmente andando a essere illimitati. Come funziona? Esattamente come prima, semplicemente che la rete di distribuzione è sempre più grande, di fatto io non ho limiti, posso avere coinvolte tutte le persone che vogliono, che a loro volta possono sviluppare la loro attività e possono a loro volta coinvolgere tutte le persone che loro vogliono, e più il giro d'affari della nostra rete di distribuzione va aumentando, più le nostre entrate di royalty ovviamente vanno aumentando, perché è una percentuale su un qualcosa che va costantemente aumentando, quindi potenzialmente entrate limitate. Anche qui, come me, ho degli amici e dei colleghi che hanno sviluppato questa attività e hanno già ottenuto ormai dei risultati decisamente più importanti di quelli che abbiamo ottenuto finora. Ve li presento in questo filmato. Ciao, siamo Nadine e Antonio. Abbiamo conosciuto Herbalife 3 anni fa grazie ad un'amica. Io ero alla ricerca di un piano B perché il mio lavoro non mi dava certezze e sicurezze. Ho partecipato ad un corso di formazione e ho visto la possibilità di migliorare la nostra vita. 1 anno e mezzo fa sono stata licenziata definitivamente dal mio lavoro, quindi è la mia unica attività e mi permette di gestire in libertà il tempo e l'equilibrio con la famiglia. Io sono sottufficiale dell'Aeronautica Militare, ho cominciato dal prodotto, nell'ultimo mese 1.800 euro. Ciao, sono Mirko, ho 40 anni, sono un ex agente immobiliare, papà di 2 bambini. Ho cominciato a utilizzare i prodotti Herbalife 9 anni fa perché volevo perdere peso. Sono partito dalla prima colazione, da subito più energia e poi cambiando il mio stile di vita, quello che è successo è che ho perso 24 kg. Qualche soddisfazione anche nello sport e questa grande passione mi ha portato a trasformare in una professione. Negli anni ho condiviso con tante persone i miei risultati, ho dato consigli, ho creato una grande rete di consumatori e il mio guadagno mensile è di 3.000 euro. Ciao a tutti, sono Matteo e ho 26 anni. 8 anni fa ero uno studente di informatica insoddisfatto, non mi entusiasmava per niente come progetto di vita passare 40-50 anni dietro ad una scrivania a programmare un computer, sperando poi nella pensione. Mio padre all'epoca era un imprenditore, mi parla di Herbalife come opportunità, decido di iniziare a svilupparla seriamente. Grazie all'utilizzo dei prodotti, migliorando anche il mio stile di vita, se ne sono andati 25 kg con un sacco di energia in più e condividendo questo con le persone negli anni, oggi ho una vita fantastica. Guido la macchina che voglio, vivo dove voglio, ho una compagna splendida conosciuta in Herbalife e ho tutto il tempo libero durante la giornata per i miei hobby e le mie passioni. Gli ultimi mesi una media superiore ai 3.000 euro. Ciao a tutti, mi chiamo Stefania, 16 anni fa ho conosciuto questa azienda, avevo necessità di perdere peso, ho conosciuto i prodotti in palestra, ho iniziato a utilizzarli, ho perso 6 kg, mi sono asciugata di quasi 3 taglie, ho ricominciato a fare sport e oggi sono più in forma di quando avevo 26 anni. Poco dopo ci hanno invitato a una serata di presentazione per capire come si poteva avere un'entrata extra e a quella serata è venuto anche Mario. Sì, l'ho accompagnata anch'io per capire cosa fosse questa Herbalife, lì è cominciata la nostra avventura, ho cominciato anch'io a usare i prodotti, sono aumentato di 5 kg di massa muscolare, oggi corro le maratone sotto le 3 ore e 30, tanta energia. Quella serata abbiamo capito anche l'opportunità commerciale, abbiamo iniziato a fare questo mestiere per ripagarci il mutuo di casa, che è arrivato dopo qualche mese, l'appetito viene mangiando, abbiamo continuato, fino ad arrivare a licenziarsi, lei disegnava tessuti, io disegnavo mobili, è un solo lontano ricordo, anche perché l'ultimo mese sono stati 4.500 euro e un sacco di libertà. Sono Anastasia, ho 31 anni, utilizzo i prodotti Herbalife da 17 anni, li ho usati anche durante la mia gravidanza e in allattamento adesso. 11 anni fa studiavo recitazione e mi piaceva tanto quello che facevo, ma non volevo sempre dipendere dai miei genitori. E così decido di andare a un corso di formazione di Herbalife, da lì mi è piaciuto tutto, ho deciso di iniziarlo part time, il mio primo mese sono stati 69 euro, poi nel tempo è diventata per noi un'attività di famiglia, ho anche conosciuto mio marito in questa attività, oggi gestisco la mia attività intorno alla mia bambina e negli ultimi mesi ho una media di 6.000 euro. Ciao a tutti, Eva, ho 33 anni, ho conosciuto i prodotti Herbalife grazie a mia sorella e avevo bisogno solo di tanta energia, quindi ho iniziato per benessere personale. Sono rimasta cliente per 1 anno, fino a quando ho dato un'occhiata anche a un corso di formazione Herbalife, mi sono totalmente innamorata sia del piano marketing che del fatto di costruire un qualcosa per me. E nei vari corsi di formazione, questo è accaduto dopo la mia laurea in statistica e economia, quindi da quel giorno faccio solo Herbalife, nei vari corsi di formazione ho anche trovato marito. Francesco Testa, giocavo nel Cagliari Calcio, quando ho smesso ho fatto il manovale, il magazziniere, l'imprenditore. Quando ho conosciuto Herbalife è stato amore a prima vista, dal primo giorno avevo deciso di farla full time, sono 8 anni che facciamo questo come unica attività, l'ultimo mese più di 8.000 euro. Ciao, sono Cristina Neves, ho conosciuto i prodotti in gravidanza e mi aveva consigliato il mio ginecologo a 17 anni fa. Conosco i prodotti, mi innamoro dei prodotti per il benessere e l'energia. Sono sempre stata una persona molto attenta al mio fisico.
Poi l'attività non mi interessava perché pensavo che fosse vendita, andare a convincere le persone. Quello che ho fatto, sono andata a un corso di formazione 2 giorni, ho visto per me l'opportunità di guadagnare, di costruire qualcosa di importante. Pensate, il mio primo guadagno è stato 140 euro, non avevo bene capito cosa fosse successo, ma seguendo le istruzioni, quello che diceva l'azienda, l'ultimo mese l'azienda mi ha pagato 14.500 euro. Salve a tutti, Claudia e Silvano. 17 anni fa conosciamo l'azienda Herbalife, io all'epoca ero una casalinga per scelta, mi occupavo dei nostri 2 bimbi che erano piccoli. Silvano risponde ad un'inserzione e conosciamo l'opportunità e quindi iniziamo ad usare il prodotto. Io ho avuto grandissimi risultati, aumento 10 kg nell'arco del primo anno, tantissima energia e da lì inizia la nostra storia. Oggi veramente la nostra vita è tanto cambiata in termini proprio di qualità. Certo, per 20 anni abbiamo avuto attività commerciali, gelaterie, caffetterie, tutto quello che ci gira intorno, volevamo più libertà, abbiamo conosciuto l'azienda Herbalife, attraverso la card abbiamo costruito una grossa community, l'ultimo mese sono stati più di 16.000 euro. Ciao, sono Irene, ho 31 anni, ho conosciuto Herbalife 7 anni fa grazie a una prova delle creme di Herbalife che mi è stata regalata. Allora lavoravo in una beauty farm 5 stelle lusso, ma provando i prodotti di Herbalife sul mio viso sono rimasta stupita dal risultato. Ho voluto saperne di più, da lì è iniziato il mio percorso in Herbalife. Dopo poco ho lasciato l'attività di estetista, perché Herbalife già nei primi 20 giorni mi ha reso quanto 2 mesi di estetista. Svolgendo l'attività e frequentando i corsi è stato sempre crescendo, la svolgo con Andrea, il mio compagno. Io sono Andrea, ho 13 anni che faccio questa attività, ho cominciato a pagarmi la rata della macchina, quindi per un reddito extra. Dopo 8 mesi guadagnavo stabilmente di più in Herbalife, part time, piuttosto che il reddito in fabbrica, quindi 1.600-1.700 in fabbrica, 2.500 con Herbalife. Da lì ho deciso di licenziarmi e far sì che questo diventasse l'unica fonte di reddito. Ormai sono 12 anni e mezzo che viviamo solo di questo, il mese scorso sono stati 18.500 euro. Salve a tutti, piacere di conoscervi. La mia storia inizia 12 anni fa per perdere peso. Io conosco Herbalife per questo, comincio a usare bene i prodotti, vengo seguita molto bene, faccio le cose che devo fare, perdo 20 kg e 5 taglie e rinasco. Ma non ero interessata all'attività perché avevo un lavoro come dirigente, lavoravo 12-14 ore al giorno e soprattutto ero molto scettica su questo mondo strano. In realtà accompagno un'amica a un corso di formazione che voleva un guadagno extra e da lì vedo la possibilità di aiutare la mia famiglia a avere una vita migliore e faccio quello che è necessario fare. I primi 3 anni lo faccio part time, continuavo a lavorare 12-14 ore al giorno nella mia azienda come dirigente e facevo anche Herbalife e nonostante tutto sono arrivata a risultati molto importanti. Oggi sono president team, a voi non dice nulla questa parola, ma vi assicuro che quando arrivi a president team vuol dire che hai aiutato tante persone a volersi bene, a piacersi di più e soprattutto a guadagnare anche dei soldini, 200-300 euro o dei soldoni, quindi cose importanti che ti fanno veramente cambiare la vita. E il primo mese sono stati 34 euro, l'ultimo mese più di 35.000 euro e si va avanti. Ci conosceremo presto. Ciao a tutti. Beh, a questo punto vi racconto brevemente anche di me. Io ho conosciuto Herbalife 18 anni fa come cliente. Arrivo dal mondo del tiro con l'arco, ho conosciuto sostanzialmente i prodotti. Dopo qualche tempo mi ci sono appassionato subito e dopo qualche tempo ho approfondito il discorso di Herbalife come opportunità in un evento di formazione. Mi è piaciuto tutto, mi è piaciuta l'opportunità di costruirmi qualcosa di mio. Stavo studiando fisica all'università in quel momento, non mi mancava molto alla fine, sapevo che prima o poi avrei dovuto iniziare a lavorare, ma non mi piaceva per nulla quello che vedevo in giro, a livello né di lavoro da dipendente né di lavoro da indipendente, con tutti gli stress che ne comportavano. Ho sempre avuto il pallino di costruirmi qualcosa di mio, ma non sapevo come. Quando ho visto questo ho detto, eccolo qua, questo è il modello, o meglio lo strumento per me per costruirmi una vita completamente diversa. E così è stato. Un paio d'anni nei ritagli di tempo mentre finivo l'università, sono appunto laureato in fisica e dal giorno dopo sono 100% un distributore indipendente Herbalife, con grande gioia e piacere e orgoglio. E le cose sono andate aumentando, sono passate tanti anni, non è stato un inizio semplice, però ho sempre seguito l'azienda, ho sempre seguito le istruzioni che mi venivano date. Oggi sono completamente libero, ho conosciuto pure mia moglie qui in attività, abbiamo una splendida figlia di 4 mesi che abbiamo, con la quale abbiamo tutto il tempo per poterci dedicare a noi.
le entrate sono andate dal primo mese, allora furono circa 60 euro, ero contento come una Pasqua perché non avevo mai guadagnato niente in vita mia, quindi mi sembravano tutti i soldi del mondo, e gli ultimi mesi si parla di una media a netto di tasse e contributi ben superiore ai 20.000 euro ogni singolo mese, e andiamo avanti perché? Perché è un piacere farlo, è un piacere aiutare altre persone, è un piacere portare avanti questo progetto per noi, per le nostre famiglie e per tutti coloro che ci circondano. Ora, avete sentito risultati completamente fuori logica, e questo ne siamo coscienti, ma senza andare a pensare solo necessariamente a queste grandi cifre, pensiamo anche solo alle piccole cifre, alle piccole entrate, quelle 3, 4, 500 euro che abbiamo sentito all'inizio. Oggi sono già fuori ogni logica rispetto a quello che è il mondo del lavoro tradizionale. C'è gente che deve lavorare ore e ore ogni giorno per 3, 400 euro al mese. Quindi, com'è possibile questo? Sono possibili qualche 100 euro o come sono possibili le grandi entrate che avete sentito? Punto numero uno, c'è un flusso operativo ben definito. Qui siamo tutti indipendenti, siamo tutti autonomi, abbiamo tutti libera impresa, ma la cosa bella è che ci sono già delle belle istruzioni fatte e definite in modo tale da poter essere seguite e, partendo da zero, arrivare ad avere successo. C'è la presenza di uno sponsor, di un upline, cioè di un team di persone che hanno la volontà e anche l'interesse, perché no, di aiutarci a sviluppare la nostra attività. I nostri guadagni sono il risultato del successo, della soddisfazione delle persone che lavorano con noi. Questa è la realtà di fatto. Un supporto sia offline, fisico, sia online, un po' come questo webinar che state seguendo e tutti quanti i nostri sistemi di supporto e tool online che abbiamo proprio per supportare la nostra attività, il follow up con i nostri clienti, cioè un po' di tutto. E poi la formazione, che è la cosa più importante, a partire dal corso di formazione di base che si chiama tecnicamente STS, è un corso di formazione di 2 giorni all'interno del quale si va a settaccio di tutto, dalla A alla Z, teoria e pratica, alimentazione, nutrizione, i prodotti, il marketing, le percentuali, i numeri, le cifre, la pratica, l'Italia, l'estero, i clienti, la rete, le rendite, tutto, quello, qualsiasi cosa uno abbia in mente come domanda, lì ovviamente trova le risposte. Sono 2 giorni full immersion di formazione, molto piacevoli, divertenti, non è come andare, non posso dire a scuola, però tendenzialmente non ci si annoia, ecco, quindi questa è la realtà di fatto. Quindi 2 giorni di formazione e un abilitato a sviluppare alla grandissima attività. E poi ovviamente ci sono delle accademie, dei sistemi di supporto locali, infrasettimanali, eventi nazionali e eventi internazionali. Chiunque di voi è qui connesso, la maggior parte di voi che siete qui connessi, avete una relazione magari molto vicina con la persona che vi ha invitato a questo webinar. Ogni tanto ci vedete un po' in giro per l'Europa, in giro per il mondo, perché stiamo viaggiando. Vuoi per Herbalife, vuoi per vacanze pagate da Herbalife, o vuoi anche per eventi di formazione. Ora, qual è il prossimo passo? Sinceramente, io personalmente non so che cosa ci abbiate visto in questo webinar, se avete trovato qualcosa di interessante piuttosto che no. Se avete trovato qualcosa di interessante, sicuramente avete 2 opzioni. Ci sta che abbiate trovato qualcosa di interessante dal punto di vista del vostro benessere fisico, quindi dal punto di vista nutrizionale dei prodotti. Il mio consiglio è attivatevi il vostro HMP e usate i prodotti. Magari siete già nostri consumatori, attivatevi il vostro HMP e avete la possibilità di avere i prodotti per voi a prezzo scontato, per voi e per la vostra famiglia. Se non siete ancora i nostri consumatori, il consiglio è provate i prodotti. Usateli bene, fatevi seguire bene dalla persona che vi ha invitato in questo webinar, in modo tale che potete veramente sperimentare i risultati delle testimonianze che abbiamo visto prima. Dall'altra parte ci sta che abbiate trovato qualcosa di interessante dal punto di vista dell'opportunità. Vuoi per qualche 100 euro al mese, vuoi per iniziare a costruire qualcosa di decisamente più importante, in questo caso il consiglio è approfondite. Non lasciate a 30 minuti di webinar online un'opportunità che realmente potrebbe fare qualcosa di importante per voi e per la vostra famiglia. Iscrivetevi, chiedete informazioni alla persona che vi ha invitato qui e iscrivetevi al prossimo corso di formazione. Noi ci saremo, stiamo girando parecchio e ci sta che magari ci potremo anche conoscere di persona, mi farà un sacco piacere. Quindi a presto, in bocca al lupo per tutto e alla prossima. Ciao ciao!